Ciao da Nicola e Isotta. Oggi Isotta vuole raccontare una barzelletta. Le barzellette di Isotta. Sigla! Ma che sigla? Non c'è. Ah, giusto, non c'è. Questo sei ancora convinto che c'è la sigla? Non ce l'ho. Vabbè, ho capito. Allora, vai, raccontala. Racconto, vai. Ok, vai. C'è un ragazzino che va dalla maestra. Alla maestra. Faccio la maestra. Ok, vai, vai. Ciao, maestra. Ciao, ragazzino. Che c'è? Posso essere punito per una cosa che non ho fatto? No, non puoi essere punito per una cosa che non hai fatto. Perché? Che è che non hai fatto? I compiti. carina, molto carina. Ascolta, esatto, te ne racconto una io. Ok. Ha sempre lo stesso ragazzino? Sì. Va dalla maestra e gli dice: maestra, io a casa ho una gallina che fa un uovo ogni mezz'ora. La maestra lo guarda e gli risponde e fa: e allora? Il ragazzino dice: e due uova. Hai capito? No. Il ragazzino gli dice: c'è una gallina che ogni mezz'ora fa un uovo. Sì. E la maestra gli dice: e allora? Due uova. Non ho capito che c'entra la gallina. Scusa, la gallina di sto ragazzino. Sì, che non ha fatto i compiti. No, non ha fatto i compiti, vabbè. Non c'entra niente, vai, può essere anche un altro ragazzino. Insomma, decidi chi è. Vabbè, è un altro ragazzino. Va dalla maestra e gli dice: maestra, c'ho a casa una gallina. Anche questo c'è una gallina dentro casa? Vabbè, sul giardino, dai, sull'aia. Chi si è fatto male? No, fuori, sul piazzale. C'ha una gallina che ogni mezz'ora fa un uovo. Ok. La maestra gli dice: e allora? E lui risponde: due uova. Perché? Se ogni mezz'ora questa fa un uovo. Chi, la maestra? Ma la gallina! Ah, scusa. La gallina ogni mezz'ora fa un uovo. Sì. La maestra gli dice: e allora? Allora, no, l'ora dell'orologio. Capito? No, non ho capito. Ascolta. Se la gallina ogni mezz'ora fa un uovo. Sì. In un'ora quante uova fa? Chi? La gallina ogni mezz'ora. Un'ora è composta da due mezz'ore. Ah, ho capito. Oh, meno male. Non ho capito una cosa. Che? Che c'entra la maestra? Lo chiede la maestra. Chi, la gallina? No, il ragazzino che c'ha la gallina. Ah, ho capito. Ecco, quindi la maestra gli dice: allora? E lui risponde: mezz'ora fa un uovo. La maestra gli dice: allora? E lui risponde: due uova. Oh, finalmente l'ho capito. Oh, solo una cosa non è chiara. Che è che non ti è chiara? Perché una gallina proprio una gallina non potrebbe essere, che ne so, un cavallo, un cresceto? Vabbè, lasciamo perdere, dice: ci rinuncio. Bene, ciao a tutti da Nicola e Isotta. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale per ricevere notizie di quando pubblicheremo nuovi video, condividete, commentate e al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.